Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Autonauts. Iniziamo subito una nuova partita. Colonizza. Yota. Random. Va benissimo. Ok, cosa abbiamo? Deposito. Frutta e verdura. Random object. Tutorial sì. Piccolo pianeta. Partiamo. Colonizza, libera o creativa? Colonizziamo. Vai. Benvenuto, io sono 8-0 e sono qui per prepararti alla vita come un astronauta. Esplorare, collezionare risorse, craftare strutture, creare oggetti e macchine, i sistemi automatici e stabilire un'industria, in senso di costruire, ricerca e colonizzare. Colonizziamo! Ok, usiamo WSD per muovere la camera intorno. Scroll mouse wheel, quindi lo scroll del mouse. E se ti siamo persi, possiamo andare con la X sul nostro personaggio. Il nuovo pianeta necessita di essere esplorato, quindi left click, oh scusate, mi viene da leggere in inglese, quindi sinistro del mouse su una destinazione per entrare nell'area. Ah, ok, perfetto, col sinistro. E per scoprire i nuovi strumenti basici, di base, scusate, è bruttissimo tradurre in real time, e risorse per iniziare. Quindi, ok, perfetto, ci siamo. Ho preso. Quindi cosa devo fare adesso? Dark zone esplorate. Ah, vuole che esploro tre zone. 1, 2 e 3. Perfetto, fatto. Ok, adesso le basi. Trovo una pietra. Tasto sinistro su un oggetto per prenderlo. E tasto destro sul pavimento per buttare l'oggetto che è nelle mani. Quindi, dove sono io? X. Ok, andiamo a una pietra. Mi serve una pietra. Eccola qua. C'è anche il pupazzetto. Buttiamo questo, prendiamo la pietra. Perfetto. Tu puoi solo mantenere un tipo di oggetto alla volta. E quindi puoi mettere... Ah, ok, quindi puoi usare il tuo backpack, questo aperto qua, ok? Per immagazzinare una pietra in un empty, nel slot vuoto. Premi Q o clic sull'icona. Ah, ok. Per prendere la pietra dal tuo inventario nelle tue mani, se sono vuote, premi Q di nuovo oppure clicca di nuovo col mouse. Quindi Q e Q, ok. Mantieni premuto Alt e vai sul punto dove sono gli oggetti sul quale vuoi fare le azioni. Tu che puoi fare... Ah, ok, con le azioni con questo. Ok, ti dice quello che vogliamo fare. Ok, mantieni... una pietra e usa il basing chopping tool. Ok, l'oggetto, lo strumento base per buttar giù l'albero, quindi cioppare. Trova un albero e sinistro del mouse, sinistro, clic sinistro su di esso per tagliarlo e buttarlo giù. Le linee, vabbè sì, l'outline, la linea esterna, cioè il contorno dell'albero bianco su mostra che tu puoi usare la pietra. Quindi se noi andiamo qua, come una pazza, wow, non abbiamo bisogno più della pietra. Buttala per terra con right click. Ok. Tu ovviamente hai imparato le basi. Appena si evolve la tua tecnologia, tu puoi sbloccare dei blueprint per costruire altre strutture, macchine e ancora di più.
clicca sull'icona o premi E per accedere alle tue strutture del blueprint. Quindi E. Ok, le strutture che possono essere costruite sulla più chiara superficie, quindi dove è chiaro qua. Ok, costruiamo un semplice workshop, quindi un banco di lavoro. Clicca il workshop crude, crudo, vabbè, grezzo, nel blueprint per selezionarlo. Ora, col tasto sinistro del mouse sul pavimento per posizionarlo e selezionare il blueprint e crea un fondamento, una sì, praticamente la struttura. Premi R per ruotarlo, va bene, esatto. Chiudi il blueprint menu. Colleziona le parti necessarie per costruire questo workbench. Tasto destro del mouse sul fondamento, sulla fondazione, sul fondo, quello lì. Ok, sul piano, per aggiungerli. Tu puoi anche controllare cosa ti serve per costruirlo. Quindi, esatto, ci servono due log e due stick. Quindi questo è un log, lo prendiamo e glielo portiamo. Questo è uno stick e glielo portiamo. Poi ci serve un altro log e glielo portiamo. Col tasto destro glielo butta lì. E poi uno stick. E questo. Questa è la costruzione. Here we go. Ottimo! Con questo semplice workshop, quindi banco di lavoro, tu puoi costruire gli strumenti basi e delle parti. Facciamo qualcosa di meglio per abbattere gli alberi, uno strumento migliore per abbattere gli alberi. Tasto sinistro e sul banco di lavoro per accedere al suo blueprint. Quindi, clicca sull'ascia blueprint per selezionarla. Ok, colleziona le parti necessarie per costruire. Right click, ok, questo lo sappiamo. Ok, ci serve una stone e una stick e un rametto. Quindi la pietra e il rametto. Lui costruisce in maniera forsennata. Ok, ce l'abbiamo. Fantastico, il tuo primo strumento. Clicca sull'ascia per prenderla e ricorda Q per metterla nell'inventario. Ok, ci abbiamo anche tante mani e tanti più che sono gli upgrade slot. Ok, usa l'ascia per buttare giù un albero, praticamente. Vai. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Quindi facciamo così. E poi lo mettiamo qua e vuole che noi continuiamo a distruggerlo. Esatto. Perfetto! Abbiamo creato delle tavole di legno che possono creare a sua volta dei pali. Allora, quindi le tavole di legno e i pali sono essenziali, delle parti essenziali per costruire delle strutture basi, macchine e robot. Ok. Vuole che continuiamo a costruire. Perfetto. Fantastico, tu hai ovviamente appena appreso la maestranza di essere un falegname. Possiamo dirla così? Ora, tu che conosci come fare le parti basi, di base, espandiamo il tuo workshop e costruiamo una nuova struttura. Premi E per accedere alla struttura del blueprint di nuovo. Ah! Clicchiamo sul bot per assemblare e lo mettiamo da qualche parte. Quindi io noto che ci sono delle freccette gialle, quindi possiamo creare proprio una mega industria. Ok, chiudi questo, il blueprint. Ora,
Trova e costruisci le parti che necessita, che sono necessarie per costruire il Bot Assembly Unit, questo qua. Tasto destro sul fondamenta per aggiungere l'oro. Tu puoi controllare cosa ti serve. Beh, solita discussione. Ci servono due log e due plank. Allora, attenzione che ci servono i log e due plank. Quindi facciamo Q, spostiamo l'arma, lo strumento, mettiamo lì. Ci servono due log, Q, buttiamo giù un albero. Cosa succederà quando finiranno gli alberi? Prendiamo questo, lo mettiamo lì. Quindi è pesante, si sente che si sforza perché è pesante. Buttiamo laggiù un altro albero. Ok, e dobbiamo costruire una tavola di legno. Ah, le... Attenzione che gli strumenti hanno una durabilità, quindi sto vedendo che si sta consumando abbastanza in fretta. Perfetto, prendiamo uno di questo e lo portiamo qua. No, ne vuole un altro. Meno male, così non ci rimane in più. Buttiamo tutto questo qua in staccozzaglia, lui con i piedi ci salta sopra. Fichissimo, ce l'abbiamo fatta. Questo è il Basic Boot Workshop, quindi il banco di lavoro base per i robot, ed è la tua porta, il tuo portale alle automazioni. Ok, quindi noi adesso dobbiamo costruire un nuovo bot e insegnargli a fare qualcosa. Ci serve un log, un pla tre plank, un poll e tree seed, e l'albero di seme. L'albero di seme, il seme dell'albero. L'albero di seme è bellissimo. Va bene, l'albero di seme. Sì. Che poi sembra più una ghianda che un albero di seme, però va benissimo. Poi ci serve un log, quindi Q, buttiamo giù. Quanti prank ci servono? 3. Buttiamo giù questo. Buttiamo giù anche questo. Tanta erba qua, infatti. Allora, non è male, eh? La grafica mi piace, mi aggrada tanto. È minimal, bella, carina. Niente di pretenzioso. E credo che sia anche divertente automatizzare il tutto. Ok, prendiamo anche questo. Ok, cosa ci manca? Ok, ci manca l'ultimo asse di legno. Buttiamo giù questo. Ma ci sono un sacco di cose però, eh. Funghi, roccia. C'è un po' di... tanta roba. Ok, prendiamo anche questo. Comunque adoro come lavora e come costruisce. Ah, ce l'abbiamo fatta! Tasto sinistro del mouse sul tuo nuovo robot per caricarlo per la prima volta. Quindi se facciamo così... Ah, gli dà la carica! Autonuts assemblato. Tu sei pronto per iniziare con gli automatismi. Il tuo nuovo robot necessita, ha bisogno di un'ascia. Facciamone una. Dal blueprint che è già selezionato, basta che collezioni le parti con... Ah, quindi se, essendo già selezionato possiamo semplicemente dargli le parti che gli servono. Quindi una pietra e un ramoscello. Ok, prendiamo l'ascia e dice di tasto destro del mouse lo consegniamo al robot. Ma glielo ha lanciato! Ok, pronti a iniziare? Preparati a seguire le mie istruzioni esattamente.
Esattamente. Quindi prendi la tua ascia che hai già in mano e premi space per fischiare e attirare l'attenzione del tuo robot. Ok. Tasto sinistro sul tuo robot per accedere al suo cervello, il quale attualmente è vuoto. Ora, esattamente, fai esattamente quello che io ti dico. Clicca il bottone di registrazione. Allora mostra al tuo robot che cosa fare. Lui ti guarderà e creerà uno script per copiarti. Quindi, pam. Quindi abbiamo messo il robot in registrazione, c'ha 12 kilobyte liberi, è bellissima questa cosa. Gli possiamo dare anche il nome. Mostra al tuo robot come usare un'ascia per buttare giù gli alberi. Ok, quindi andiamo in un albero e lo buttiamo giù. Infatti sta registrando, muovi. No. Ok. Ah, ok, adesso è partito. Perfetto. Clicca il bottone di ripetizione per aggiungere un anello allo script del robot, quindi assista al programma del robot che hai appena creato. Questo. Clicca play, il bottone play per eseguire il tuo bot script. Grande, la tua prima automazione. Il tuo robot non si fermerà fino a quando non si esaurisce la sua potenza, la sua energia. Oppure rompe il suo strumento o non c'è più nessun obiettivo nell'area di ricerca, quindi non ci sono più alberi in questo caso. Ora che noi abbiamo un bot chopping, quindi un robot a butta giù alberi, ok? Per noi, ok, ne automatizziamo ancora di più. Ok, non c'è più bisogno di vedere questa schermata qua, quindi possiamo chiuderla. E qui possiamo dargli un nome, in questo caso. Quindi potremmo chiamarlo, che ne so. Quindi bot è già un bot, quindi taglia alberi, oppure taglia alberi, ok, taglia alberi, secondo me lo spazio ci sta, perfetto, quindi questo è il bot, taglia alberi. Ok, abbiamo bisogno di un altro nuovo robot e di insegnargli qualcosa. Il tuo primo robot ti aiuterà a raccogliere, quindi a procurarti le risorse grezze. Quindi Basic Bot Made. Questo cos'è? Bot Tracker. Ah, questo è taglia alberi, perfetto. Ok, quindi dobbiamo fare un altro robot. Per fare un robot ci abbiamo bisogno di un log, un plank, un poll, eccetera, eccetera. Naturalmente lui ha finito e non sa più dove andare a tagliare. Quindi abbiamo buttato giù tutti gli alberi. Infatti c'è questo indicatore che dice non ci sono più alberi. No, 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 no. Aspetta. Uno. E lo mettiamo qua. Prendiamo un albero di seme, che poi è un seme d'albero, poi ci serve un poll, che è questo, che è un palo, questo, quest'altro, e siccome qua c'è un log, noi ce lo andiamo a raccogliere, lo posizioniamo qua. Così ce l'abbiamo vicino e lo facciamo diventare delle assi di legno.
Perfetto, abbiamo un nuovo robot. Quindi, tasto sinistro del mouse per caricarlo. Wow, il tuo secondo robot è pronto per insegnargli qualcosa. Ok. Per il prossimo lavoro tu hai bisogno di una pala, così facciamone una. Ok, andiamo qui, come al solito nel blueprint, selezioniamo la pala. Ok, collezioniamo. Cosa ci serve per la pala? Una pietra. Wow. Ok, una pietra e un bastoncino di legno. Vai. Mi sta incominciando a piacere il fattore che tu si possano dare degli script, quindi programmare i robot. Ce l'hai fatta. O l'hai costruita. L'hai fatta. Prendi la pala. Premi space per chiamare il robot. Quindi clicchiamo. Ora fa esattamente ciò che ti dico. Clicca sul bottone registrazione e insegniamogli a fargli qualcos'altro. Come scavare un buco. Insegniamogli come scavare un buco. Quindi clicco sinistro sul terreno e uso la pala. I robot operano con su una area definita che tu puoi modificare. Clicca sul Bot Search Area Button, quindi su questo bottone qua di ricerca aria. Clicchiamo. Tu puoi spostare l'intera area e muoverla in giro, oppure praticamente, esatto, muovere gli angoli o i bordi per cambiare la sua grandezza e la sua forma. Per adesso clicca su Max Area Button. Max Area. Clodi è un mix fra chiudi e close. Ok, chiudi l'area di ricerca quando hai fatto. Ok. Facciamo un repeat. Diamo la sua pala e premiamo play. Osserviamo il bot che funziona. Ehi, tu hai quasi realizzato la tua prima industria automatica e una sevicoltura di base, quindi diciamo scienze forestali, la sevicoltura. Facciamo un altro robot e insegniamogli a piantare gli alberi, i semi degli alberi, per fare l'operazione di sostenibilità, per così in modo tale che abbiamo sempre alberi praticamente. Ok. Questo gli diamo invece scava buche. Così siamo a posto. Ci serve sempre un log, tre plank, un seme d'albero. Poi ci serve log e pold. Ci servono alberi, signori. Eccoli qua. No, ho sbagliato, scusate. Ho premuto il tasto destro del mouse. Ok, posizioniamo quest'altro. Andiamo a vedere se ci sono altri alberi. No. Sì, trovati. Ok, ci portiamo questo. Ce lo mettiamo qua vicino, che ci serve. Ah, c'è anche la sabbia qua. Credo che ci sia tanta roba da fare.
Non so perché se seleziono l'erba mi seleziona anche questa cosa qua. Va bene. Premiamo la Q, così cambiamo e incominciamo a creare ciò che ci serve. Prendiamo questo, quindi 1, 2, 3. Creiamo un palo di legno. Lo raccogliamo. E voilà. Lo carichiamo. Ok, finiamo l'automatismo di questa silvicoltura base. Premi spazio. Ok, entriamo nel cervello del robot. Fa esattamente quello che ti dico e clicca registra bottone. Registra bottone. Trova un seme. E mettilo in un buco. Ok. Premiamo repeat. Pianta alberi. Anzi, semina alberi sarebbe meglio. E premiamo play. Controlla i robot. Tutorial completato. Tu hai appena ricevuto il tuo primo certificato. Ah, proprio ci dai il certificato? Cosa? Ecco la tua base accademica commemorativa slab. Vabbè, la tua colonna. Benvenuto all'accademia. Tu hai appena ricevuto il tuo primo astronaut certificato. Ha proprio un certificato proprio ci dà. E c'è un nuovo piano e un nuovo certificato da prendere, da ottenere. Tu puoi pinnare, tu puoi selezionare questo qua, il pin, il piano per la referenza mentre gioco. Ah, ok, ho capito. Praticamente lo possiamo mettere in evidenza. Tutti i blueprint sono relativi parti che possono essere trovate qui e tutte le sue relative parti possono essere trovate qui quando tu clicchi su una parte per vedere che cosa, da cosa provengono. Ok, quindi le ricipe. Le ricette. Le ricipe è bruttissimo. Recipe. Ok. Ok, e qui ci sono un sacco di suggerimenti. Perfetto, quindi noi possiamo fare così. Nuovo piano è stato messo in evidenza. Qui ci abbiamo tutto quello che possiamo fare. In tutti i blueprint, già ho visto qualcosa tipo il circuito. Wow. C'è tanta roba, signori, tanta roba. E qui ci sono. Premendo. Ah, ok, tutti i suggerimenti. Perfetto. Ben fatto. Tu hai completato il tuo Autonaut Training. Io ritorno alla nave spaziale, penso, perché eravamo in una nave spaziale, ma sarò qui in giro per tenere un occhio sui tuoi progressi, dare un occhio sui tuoi progressi. Ah, quindi possiamo, infatti, click stop per editare, possiamo premere questo, quest'altro, ma lui si è bloccato praticamente. Poi questo è quello che dobbiamo fare. Si è bloccato lì perché. Ok. Ah, ok, perché dobbiamo selezionargli l'aria praticamente. Però una cosa, se io vado qua e faccio scavabuche. Giustamente la sua aria deve essere editata. Quindi noi possiamo fare stop, editiamo l'aria. Che mi dice? La spostiamo tipo qua, la selezioniamo e premiamo play. Invece, e infatti lui inizia il semina alberi invece. Stop. Questo adesso ci dice di premere record, esatto. Max aria, esatto. E anche questo, max aria. Ma verrà spostata qua.
Play. Invece il taglia alberi, anch'esso dovrà essere spostato in modo tale che loro lavoreranno tutti sullo stesso posto. And play. That's it. Mentre loro lavorano e si divertono, ecco la nostra nuova ascia, tiriamo giù anche questo. Piano completato. Ah, ho raggiunto il tuo primo frame commemorativo e slab. Ok, abbiamo raggiunto l'altro certificato. Ah, e ci ha dato un'altra cosa. Qui ci sono un sacco di altre cose che dobbiamo fare. Tipo questo. Starta lezione. Ah, ok. We need a new make to... Ok. Questo qua l'abbiamo fatto. Pallet build. First... Allora, all'inizio necessitiamo di settare un proprio log storage. Quindi ci serve un log storage. Ok. Ah, eccolo qua. Quindi, ma tipo dovunque? Tipo qua. Perfetto. Ah, si può fare a più livelli. Perfetto. Questo serve un log, tre plank e due pol. I pol ce l'abbiamo. Poi ci servono... tre plank, qui ci prendiamo lui. Questi stanno cercando, non c'è più niente. Quello gli è finito la pala. Ok. C'è un po' di disastro, eh. Questi qua hanno creato un casino. Però ci sta. Tanto è tutto automatizzato, quindi raccogliamo questa e gliela diamo a lui. E poi cosa gli serve? Un log intero, quindi un tronco d'albero. E adesso ci dice di fare... Ah, però aspetta! L'ho fatto... No, l'ho preso. Ok. Ah, lo possiamo raccogliere. Diciamo di registrare. E quello che devi fare è andare qui e metterlo qua. Diciamo di ripetere l'azione e lo chiamiamo raccogli tronchi. Andiamo qua, max aria, la spostiamo e voilà. Adesso lui raccoglie i tronchi. Due di 25. Ok. Questo qua sono le analisi che ci diceva. Perfetto. Adesso ci dice di costruire un blocco. Credo che sia questo. Esatto. Che possiamo metterlo tipo... qua. E vuole un'ascia, che ce l'ho. Uno di questo. Clicchiamo sul blocco di taglia. Ah, hai capito? E qui possiamo creare quello che vogliamo. Perfetto. Quindi... questo sta finendo. Ci serve
un beta script part record selected. Ci serve un altro robot, quindi ci prendiamo uno di questo. Poi ci serve questo. Ci serve questo. Poi ci serve dei pali che non abbiamo, ma ci serve un'ascia, perché sennò non possiamo fare niente. E sono incastrati. È una pietra. Quindi perfetto, ci prendiamo l'ascia. Allora ci serve un palo e due plank. Perfetto. Andiamo qui, ci prendiamo questo. Andiamo qua. Esatto, ci creiamo uno, due, e poi ci serve uno di questo, che non si fa così. Esatto, ma dobbiamo prima creare questi. Me l'ha rubato. Il robot che mi ruba le cose. Dopodiché cambiamo, poi ne faremo due di questi qua, perché sennò... Perfetto. Carichiamo. Registriamo. Ok, clicchiamo di prendere questo. Di metterlo qui. Di fare un plank. Errore, quella di nuovo, di convertirlo. Ah, scusate, ok. Voleva il tasto destro. Perfetto, non dimenticare di aggiungere repeat forever. Ok. Quindi facciamo play. Questo è ottimo, adesso possiamo essere molto più efficienti. Sei pronta a insegnare ai vecchi robot a fare nuovi trucchetti? Clicchiamo stop. Cliccare registrazione significa che il tuo bot ripete il suo... Ah, ok. Clicca full repeat the loop. Ah, ok. Questo fino a quando è? Fino a quando è pieno. Ok. Fino a quando qua cosa? Ah, hai capito? Fino a quando quale è pieno? Questo? Esatto. Quindi cosa succederà adesso? Lui ripete tutto questo movimento qua fino a quando questa stazione qua, questo banco di lavoro non sarà pieno. Quindi potremmo dire di spostare questi in un altro storage e lui continuerà fino a quando non è pieno. Appena è pieno si ferma. Poi ci dice, clicca ripeti per aggiungere un loop per sempre. Quindi, play. Ok. I tuoi bot non hanno nient'altro da fare che prendere dei blocchi fuori dall'aria se è piena. Così fai nuovi bot per immagazzinare i plank in un nuovo pallet. Esatto. Lumberjack shirt e lumberjack hat. E nel frattempo la nostra slab commemorativa si ingrandisce.
Questo continuerà all'infinito fino a quando non finisce. Perfetto. Carichiamo i due. Nel frattempo loro hanno messo un sacco di alberi. E siamo a posto. Bene. È divertentissimo. Non potete capire quanto sia divertente insegnare ai robot a fare qualcosa e poi loro la fanno. Una grande, bella idea che mancava, perché di solito era facevamo bordo macchina, costruivamo qualcosa e poi pian pianino la produzione andava avanti. Invece qui è molto diverso, perché noi diciamo cosa fare, abbiamo tante opzioni e possiamo espandere, si spera, nel futuro, la memoria dei robot per dirgli di fare più determinate azioni. Non è affatto male. Completamente, diciamo che è abbastanza bellino come gioco. Bene. Direi che per oggi è tutto. Grazie di essere stati qui con me. Spero che vi siate rilassati e vi sia piaciuto il giochino che oggi ho portato. Come sempre, siete mitici ed alla prossima. Bye bye.